Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, rieccomi con un nuovo video dopo qualche giorno di pausa. L'ho detto su Instagram la settimana scorsa, sono in attesa di un secondo bambino, per cui sto vivendo un momento molto particolare, tutta presa ovviamente da questo avvenimento. Mi sono resa conto di aver trascurato un po' questo canale dall'inizio dell'anno, canale che ha compiuto un anno proprio nei primi giorni di febbraio quando ho scoperto di essere rimasta incinta, per cui oggi, prima di passare a parlare degli acquisti di aprile più qualcuno di maggio con voi, vorrei dire due cose. Innanzitutto dire grazie a tutte le ragazze di Instagram che sotto quella foto hanno dimostrato un grandissimo affetto fino quasi a farmi commuovere. E poi dirvi che io comunque ragazze ci sono, anche se meno presenti di prima, continuo a seguire tutte voi, per cui anche se non commento i vostri video li guardo ugualmente, e se potete non dimenticatemi e insomma continuate a sostenermi e starmi vicino come avete fatto fino adesso. Vi mando un grosso bacione. Adesso finalmente passiamo agli acquisti del mese di aprile. Il primo acquisto importante del mese di aprile è Heroin di MAC, del quale vi parlo nel video del quale vi lascio il link di quando appunto l'ho ricevuto a casa. Vi rimando a quel video perché oltre a vederlo indossato lo vedete anche swatchato, ma soprattutto vi faccio una flash review che confermo in pieno oggi, per cui è un rossetto molto valido, me ne sono resa sempre più conto utilizzandolo in queste settimane e ve lo consiglio vivamente. Un altro rossetto acquistato nel mese di aprile, molto importante, molto bello, è questo Purifique numero 012 Hollywood, che racchiude in sé un rossetto rosso e un rossetto fucsia, che sono i colori di rossetto che io preferisco. Ci tengo a precisare che questo rossetto mi è stato consigliato da una delle mie più care amiche di YouTube, che è Tiffany T1000, ciao cara, con la quale una volta, scambiandosi alcuni messaggi di opinione sui rossetti, mi ha fatto ricordare appunto questa linea di rossetti di Dior che io utilizzavo già in passato in una nuance differente rossa, dalla quale non ricordo il nome. Comunque, seguendo il consiglio di Tiziana, sono rimasta molto soddisfatta. Questo rossetto, secondo me, come qualità supera alcuni rossetti MAC, perché è un rossetto importante, molto coprente, di lunga durata, che però nello stesso tempo è estremamente confortevole sulle labbra e insomma un prodotto di grande qualità. Tenete conto che costa molto di più di un rossetto MAC, per cui se il rossetto MAC lo pagate 18 euro, qua siamo oltre i 25 euro, ma sicuramente ne vale la pena. Sempre rimanendo in tema di rossetti, vi mostro l'ultimo acquistato nel mese di aprile, che in realtà è l'opposto un po' di quelli mostrati fino adesso, perché è un lip gloss della Essence, per cui un prodotto estremamente low cost, l'ho pagato solo 1,99 euro perché si trovava nel cestone delle offerte. Questo lip gloss della serie Stay With Me, nella colorazione 07 Kiss Kiss Kiss. Per essere un lip gloss estremamente low cost non è niente male, è sempre di una tonalità rossa ciliegia che vi vado a swatchare sulla mano. È un pochino appiccicoso, però come ripeto non è niente male. Io lo tengo sempre nella trousse in borsa, per cui se mi trovo in emergenza senza nessun altro rossetto ricorro a questo. È anche un profumo molto gradevole che ricorda un po' la ciliegia proprio. Adesso vi mostro queste due palette della Be Chic che ho acquistato da Tigotà. Quella in alto, più piccolina, è una palette per occhi. Quella più in basso, più lunga, è un trio che può essere utilizzato sia sugli occhi che sul viso che sulle labbra. Partiamo proprio da lei. Innanzitutto queste palette sono caratterizzate entrambe da un packaging molto elegante e robusto, con all'interno uno specchio molto ampio e pratico. Questa qui, che si chiama Mixing Color Palette, è composta da queste tre cialde. Io sto sfruttando molto bene la cialda fucsia e la cialda rossa come blush, alternandole ovviamente in base al trucco che realizzo. E anche quella centrale, che è un illuminante, mi piace moltissimo perché come vedete è molto glitterata ed è l'ideale per creare punti luce, ad esempio all'interno dell'occhio oppure sullo zigomo o meglio ancora sull'arcata sopraccigliare. L'altra palettina, sempre caratterizzata da questo packaging robusto con specchio che ne ricopre tutta la dimensione, e invece una palette per occhi costituita da queste 5 cialde che, come vedete, a partire dal nero sono questi colori qui che vi vado a swatchare. Come vedete sono molto pigmentati e nello stesso tempo non polverosi. Adesso vi swatcho l'ultimo così. Vedete? Più un'ultima cialda che è un primer cremoso, che è questo.
che non si vede molto perché è quasi trasparente. Estremamente valida e versatile, molto comoda da utilizzare proprio per i trucchi di tutti i giorni, molto veloci. Un altro acquisto molto importante del mese di aprile è questo che io chiamo rullo piedi della Scholl, non ricordando il nome esatto. È uno strumento per realizzare a casa una pedicure professionale, azionato da questo interruttore che, come vedete, aziona questo rullo simile a una pietra pomice che poi, fatto passare sulle callosità dei piedi, rende la pelle estremamente morbida e liscia. Di questo prodotto ne stiamo parlando un po' tutte qua su YouTube, più o meno tutte soddisfatte, perché veramente è estremamente valido. Io questo l'ho acquistato, così come lo vedete all'interno del suo packaging, per 29 euro al Bennet, in pratica al supermercato. Esistono anche i pezzi di ricambio, nel senso che questo rullo è intercambiabile, per cui si può cambiare schiacciando questo tasto perché il dischetto si è consumato, oppure se in famiglia lo utilizza lo strumento più di una persona. So che ogni testina di ricambio costa 14,50 euro. Esiste anche una crema piedi abbinata che io non ho trovato al supermercato, non ho idea di quanto costa, ma sicuramente sarà molto valida. A mio parere questo prodotto può anche essere un'ottima idea regalo per la festa della mamma. Prima di concludere, ragazze, voglio condividere brevemente con voi alcuni prodotti nuovi acquistati già nel mese di maggio. Allora, innanzitutto questo mascara volume Sguardo Meraviglioso di Deborah Milano, che in questo periodo, non so fino a quando, viene venduto nelle profumerie in offerta lancio a 5,90 euro. La prima cosa che mi ha attirato è stato il prezzo, ma devo dire che anche dal punto di vista qualitativo è molto valido. Ha uno scovolino molto grande e piuttosto morbido, estremamente volumizzante, ed è un mascara di tutto rispetto, come vedete quello che sto indossando, perché comunque è ben pigmentato, si strucca bene, volumizza le ciglia, quindi insomma mi sto trovando molto bene. Infine ci sono due rossetti della Pupa della serie AIM, che fanno parte della strepitosa promozione in corso fino al 31 maggio di Pupa, che consiste nello scaricare sul sito www.pupamilano.it un coupon che ci consente di acquistare uno di questi rossetti a 5 euro anziché 12,90. Ne stiamo approfittando un po' tutte, io per ora sono riuscita a scaricare due coupon e quindi ad aggiudicarmi due rossetti. Innanzitutto il 305, che è questo bel rosso ciliegia che sto indossando. E poi il 406, che ho indossato nel frattempo, ed è questo bel fucsia molto adatto per l'estate. Questi rossetti, oltre a essere venduti in una promozione strepitosa, sono anche oggettivamente molto validi, hanno una texture molto morbida, sono molto confortevoli sulle labbra, ci sono 40 colori per cui è difficilissimo scegliere, ma sicuramente, ragazze, sbocciandoli in negozio, ciascuno di noi troverà quello più adatto alle sue esigenze. Devo dire che anche come durata non sono niente male, anche se sono proprio due giorni che li sto utilizzando, per cui insomma comunque la prima impressione è estremamente positiva. Per cui, ragazze, questo è tutto. Fatemi sapere se il video in qualche modo vi è stato utile e se condividete o meno le mie opinioni su questi prodotti. Io vi ringrazio per avermi seguita, vi mando ancora un bacione, vi ringrazio per esserci tutte quante e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!